viaggia con la mente e nel mentre ti addormenti. Questo, a grande richiesta, è il secondo episodio della serie dove, se seguite il flusso delle mie parole e dei miei pensieri, vi porterò a viaggiare con la mente, a perdervi nei meandri dei vostri neuroni, inizierete a viaggiare quasi come se fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti, davvero stupefacenti. È arrivato un certo punto, sentirete quella sensazione di sonnolenza che vi porterà all'addormentamento più totale, all'addormentamento più profondo, ma allo stesso tempo all'addormentamento più rigenerante. Viaggia con la mente e nel mentre ti addormenti. In questo secondo episodio parleremo della teoria dell'evoluzione. Abbiamo affrontato il discorso della quarta, quinta dimensione. In questo invece affronteremo un altro dei misteri della nostra umanità, della nostra terra, il mistero dell'evoluzione. Effettivamente Salvini assomiglia ad una scimmia, solo che un pochettino un po' più stupido. Secondo questa teoria, quindi, a un certo punto una parte della razza delle scimmie si è evoluta diventando sapiens. C'è soltanto un problema.
se quindi questa teoria, che per ora è la più accreditata, sia sbagliata, fosse sbagliata, adesso vi andrò a dire altre due teorie dell'evoluzione. Partiamo da una teoria affascinante, ma che sinceramente, secondo me, non è quella a cui dare più credito. La teoria che noi in realtà discendiamo non dalle scimmie, ma dai pesci. Come direte voi? Che stai a dire? Che vuol dire? Discendiamo dai pesci. Keep calm. Keep calm. E give me a money. Give me a lot of money. Now I explain you. Noi esseri umani siamo mammiferi. Noi esseri umani siamo fatti per oltre il 70% di acqua. Noi esseri umani stiamo nella pancia della nostra mamma, dentro l'acqua. Noi esseri umani, quando nasciamo, sappiamo nuotare. Noi esseri umani mutiamo quando siamo nell'acqua. Infatti le mani ci diventano molto... ci diventano le mani rugose, no? C'è una teoria un po' complottista, secondo la quale in realtà la nostra specie è vissuta per anni nel mare, in città sottomarine. Poi, un po' o con l'evoluzione, anche se non è proprio questa la teoria, oppure per qualche mutamento genetico, siamo diventati terrestri, ma abbiamo mantenuto alcune caratteristiche comuni a quelle dei pesci. Ve ne ho elencate prima qualcuna. Ma voglio che il viaggio con la vostra mente vada avanti, perché ci sono teorie più interessanti. Un'altra teoria, quella che io adoro di più e che secondo me ha più fondamenti scientifici della teoria evoluzionista di Darwin, è che noi umani siamo extraterrestri. Mi spiego meglio anche stavolta. Don't worry, keep calm and give me a money. Dicevamo, noi abbiamo molti aspetti in comune con le scimmie, ma manca l'anello mancante, appunto, manca l'anello di congiunzione. Noi esseri umani soffriamo la gravità. Correggetemi se sbaglio, ma nessun altro animale soffre la gravità come noi, come se noi geneticamente in realtà non siamo fatti per questo pianeta. Noi esseri umani siamo gli unici esseri viventi che, anche se viviamo grazie al nostro pianeta, lo distruggiamo.
esseri umani. È come se siamo comparsi sulla Terra da un momento all'altro. Ok, ovviamente ci siamo evoluti e ci sono le prove. Però appunto, mancando quell'anello di congiunzione, non si ha la certezza di come siamo sbucati fuori. Con la mente e nel mentre ti addormenti. Vi è mai capitato addirittura di dover in un certo senso saltare una notte? Sì.
Adesso facciamo un esercizio di addormentamento finale. Immaginate la Terra. Immaginate la Luna. Immaginate il sistema solare. Immaginate la nostra galassia, immaginate la galassia vicino a noi e l'universo vasto, infinito, infinito, infinito. Non c'è fine all'universo, non finisce mai. Siamo in caduta libera. Siamo vivi grazie a un equilibrio precario. Cosa c'era prima della Terra? Dove in questo momento ci siamo noi? Con la mente.